La tecnica che usano gli atleti del salto in alto è stata inventata nel 1960 da un certo Fosbury. Questo ragazzo americano aveva circa 16 anni, aveva provato qualsiasi tipo di sport e non era riuscito ad eccellere in nessuno di essi, fino a quando non scoprì il salto in alto. Quei tempi la tecnica era ben diversa da quella che utilizzano adesso gli atleti. Prevedeva che gli atleti saltassero con la faccia rivolta verso l'asta e non la schiena rivolta verso l'asta. Fosbury inizialmente utilizzò la tecnica utilizzata anche dagli altri atleti, senza ottenere molti risultati, fino a quando non gli venne in mente di cambiare il tipo di salto, ovvero saltare come tutti quanti saltano ora, ovvero con la schiena piegata e rivolta verso l'asta. Con questa tecnica riuscì a stabilire il nuovo record mondiale e riuscì anche a ottenere l'oro ai Giochi Olimpici del Messico del 1968. Perché il salto Fosbury all'indietro è molto più efficiente di un salto con la faccia rivolta verso l'asta? Questo ce lo spiega la fisica e noi ne parliamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Siamo freschi freschi di ori, tanti ori nell'atletica leggera e oggi ci occuperemo del salto in alto. Perché c'è tanta differenza tra un salto con la faccia rivolta verso l'asta e un salto con la schiena rivolta verso l'asta? Questo ce lo dice la fisica e in particolare un concetto, il centro di massa. Un corpo rigido, ovvero un corpo che ha una certa estensione nello spazio, che non è un punto materiale, quindi magari una pallina e basta, e questo centro di massa è dove è concentrata la massa del corpo totale. Se noi volessimo studiare il corpo come un punto materiale, dovremmo studiare il suo centro di massa e non tutto il resto del corpo. E faremo questo anche nel caso dei nostri atleti. Studieremo solo il loro centro di massa. Ma per un essere umano dove si trova questo centro di massa? Il centro di massa è anche conosciuto come il baricentro. Il baricentro di un essere umano che è fermo su due piedi si trova circa all'altezza dell'ombelico. Ma se noi cambiamo la distribuzione della nostra massa nello spazio, cambierà anche il punto in cui si trova il baricentro. Il baricentro abbiamo detto che è dove si trova la sua massa. Quindi, quando noi cambiamo la nostra forma nello spazio, cambiamo anche il punto in cui si trova il centro di massa. Cosa succede al centro di massa se noi saltiamo? Noi dobbiamo dare energia al centro di massa per arrivare ad una certa altezza. Ma non importa dove si trova realmente il corpo, importa solo dove si trova il centro di massa. Ed è questo il concetto fondamentale su cui si basa il salto Fosbury. Nel salto in cui noi abbiamo la faccia rivolta verso l'asta, che sia questa una sforbiciata o che sia la posizione ventrale, il centro di massa si trova alla nostra stessa identica altezza e quindi si trova al di sopra dell'asta. Quando gli atleti invece saltano Fosbury, si inarcuano tantissimo. Questo permette di cambiare talmente tanto la distribuzione di massa che il baricentro si sposta dal proprio corpo e va all'esterno del corpo e in particolare va più in basso. Quindi a parità di energia il salto risulta essere molto più efficiente. Se io faccio in modo tale che il mio centro di massa si trovi a 2 metri, con il salto Fosbury avrò saltato magari di 2,20, 2,10, 2,30, in base a quanto ho inarcuato la schiena. Invece, negli altri tipi di salti, se il mio centro di massa arriva a 2 metri, anche il mio corpo arriverà a 2 metri, perché arriverà alla stessa altezza del centro di massa. Ed è per questo che, dopo aver visto Fosbury saltare con questa tecnica, tutti gli atleti impararono quella tecnica e nacque una nuova era per l'atletica leggera, per il salto in alto. Altra cosa fondamentale per un salto Fosbury ben riuscito è prendere una rincorsa non rettilinea, ma curvilinea. Gli atleti, percorrendo una circonferenza, percorrendo una traiettoria che non è rettilinea, ma curvilinea, acquisiscono un certo momento angolare grazie alla forza centrifuga che agisce su di essi. Nel momento in cui staccano
il piede da terra, la forza centrifuga non c'è più perché non stanno correndo, ma hanno acquisito un piccolo momento angolare che gli permette di ruotare e portare a buon fine il salto. Ed è per questo che gli atleti non corrono in linea retta per la rincorsa, ma preferiscono una traiettoria curvilinea. Bene, questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo al prossimo video.